Shrek non ha bisogno di presentazioni e si colloca agli antipodi di qualcosa che in realtà ha la stessa origine. No, non intendo dire che entrambi sono nati in una palude, ma che si sono originati per il meme. Esatto, per il meme. Ma com'è possibile? Tutti pensiamo che Anonymous sia un gruppo di hacker, ma in realtà è questo, una maschera. Generalizzandolo e semplificandolo, Anonymous è una forma di attivismo, un fenomeno di internet che prevede di riunirsi in gruppo o anche singoli con lo scopo di perseguire un obiettivo specifico. Tipo gli imenotteri, che non sono i seguaci dell'imen. Si tratta di insetti, quali api, formiche e termiti. Quindi possiamo dire che Anonymous è una sorta di mente alveare che non ha un leader, né una struttura propria. Anonymous possono essere chiunque e ovunque. Può essere tua nonna, potrebbe essere il Masseo, oppure potrebbe essere il gatto nero che ti attraversa la strada, sperando che tu abbracci un pino 100 metri dopo. Anonymous ha origine nel 2003 con la nascita di 4chan, d'altronde come tutta la cultura del web fino ad oggi. La struttura del sito è una raccolta di lavagne divise per categorie su cui chiunque può postare ciò che vuole, a patto che sia in tema con l'argomento. Ma in particolare a noi interessa la lavagna B, dove puoi postare di tutto. Dalla foto del cagnolino della vecchia signora Gertrude fino alle foto dell'avanzale della nipote. Tale board prende il nome di Random, la cui peculiarità più grande non sono le tentanti protuberanze mammaliche della ragazza, ma la possibilità di postare contenuti in pieno anonimato nella board tramite l'alias Anonymous. Lo so, vi aspettavate qualcosa di epico, pazzurdo, di meraviglioso, ed invece siamo ben lungi dal concludere il nostro viaggio, che prosegue in un altro posto, all'MIT, pilastro della ricerca universitaria, in particolare in materie informatiche e tecniche. Qua un gruppo di studenti altamente formati dall'intelligenza fuori dal comune stava sperimentando un'altra cosa fuori dal comune, che non era l'LSD e nemmeno una nuova posizione sessuale, visto che a 28 anni erano ancora tutti quanti vergini. Scoprirono che la noia è noiosa, così iniziarono ad applicare le loro conoscenze per attuare degli scherzi, dando origine alla pratica del hacking, termine che si riferiva proprio alla capacità di sfruttare l'ambiente e l'intelletto per aggirare un sistema, spesso in anonimato. Attività che diventerà propria della board B. Proprio grazie all'anonimità era possibile scherzare su qualsiasi argomento senza ripercussioni. E questo era l'habitat perfetto per la proliferazione dell'dark humor. Sebbe l'espansione della popolazione dei troll, che in breve si stufarono di limitarsi alle mere parole per concentrarsi sulle azioni. Ed un po' come quando scrisse il Minecraft, se prima i burloni rubavano i nani da giardino o mettevano le pantere sulle insegne dei supermercati, ora, grazie a 4chan, potevano organizzarsi per burlare la gente nel mondo reale e virtuale tramite mezzi informatici, in completo anonimato ed in maniera tremendamente pesante. I troll, con la loro ironia cursata, trasformarono il termine LOL in LULS, per riferirsi a quelle risate che derivavano da robe cursate. Così nacquero alcuni dei meme che conosciamo ancora oggi, tipo la trollface. Anonymous nel primo periodo di attività prevalentemente fa trollaggi a community e a videogiochi, ma soprattutto sperimenta nuove tecniche e fa nuovi adepti. Fu questo anche il periodo in cui nacquero le 77 regole dell'internet, e proprio per mano degli stessi Anonymous. È possibile notarlo anche dal loro motto: We are Anonymous, we are Legion, we do not forgive, we do not forget, expect us, now subscribe to Jibotaro and boot the like button. La cosa buffa è che tutte si originarono a partire dalla 34esima, ma ve ne parlo in quest'altro video. L'idea alla base di Anonymous era dunque la libertà di espressione di parola. Ripudiavano ogni tipo di censura e pretendevano il rispetto di tutte le opinioni, anche quelle che non condividevano, proprio per il loro amore nel dark humor. Ed è qui che nel 2006, in America, un commentatore politico di estrema destra inizia la sua ascesa. Il suo nome è Al Turner, che all'epoca gestiva una trasmissione radiofonica dove invitava gli spettatori ad intervenire. Ma i troll non potevano tirarsi indietro dalla memata epica, no? Nacque un amore profondo fra il gruppo ed Al, perché questo riusciva sempre a tenere testa alle varie trollate. Ciò spingeva gli Anonymous a persistere nel trollaggio. E un po' come facevano i lucchesi con Roberto Panicucci, Anonymous lo faceva con Al. Tutti i miei amici ci vogliono chiedere una domanda, ma perché fai? Attraverso internet lo facciamo. C'è un sito apposta. Quindi, qual è il modo migliore per trollare qualcuno che ti distrugge in un dibattito? Semplicemente gli fai recapitare decine di migliaia di euro di attrezzature commerciali a casa e poi gliele fai pagare tutte. Turner, in tutta risposta, tentò di denunciare 4chan, ma perse la causa e dovette pagare le spese legali. Nello stesso periodo il gruppo si impegnò per far arrestare il pedofilo Chris 4chan. Questi due eventi, catalizzati dagli articoli di giornale che dipingevano il gruppo come fosse un supereroe mascherato che viveva tramite internet, insomma una sorta di Batman difensore dei deboli, fecero passare il messaggio che fossero gli attivisti, ovvero le persone che utilizzano l'hacking come metodo di protesta.
Nel 2008 avviene l'evento di rottura, il cui seguito sarà segnato dalla metamorfosi finale, anche perché fino ad ora il gruppo era uno e ben delineato. Tutto inizia quando su YouTube viene leakato il video di Tom Cruise intervistato da Scientology. Qua parla ai fedeli, e essere parte di Scientology a quanto pare è un po' come essere Neo in Matrix ma nel mondo reale. Per quanto riguarda il video di Scientology, la chiesa lo fa rimuovere, in più viene fuori che pedinano e spiano tutte le persone che ritengono pericolose per il loro culto. Ma niente di diverso da ciò che fanno i governi coi cittadini. Anonymous quindi colse l'occasione per far la trollata del secolo. Pubblicarono questo video. We are Anonymous. Over the years, we have been watching you. Ed esortarono la popolazione a ribellarsi ed unirsi alla loro manifestazione in piazza. L'operazione viene chiamata Scientology. Inoltre viene stabilita l'estetica e la filosofia del gruppo, ovvero di utilizzare la maschera di V per vendetta, visto anche il successo del film delle Wachowski, che uscì nel 2005. Fu il catalizzatore perfetto per passare il messaggio di ribellione ed unione anonima. Ecco che entra in gioco la maschera di Guy Fawkes, che si legherà indissolubilmente all'estetica del gruppo, i cui membri sparsi per il mondo si recarono la mattina del 10 febbraio 2008 di fronte alle chiese del culto, sperando che qualcuno oltre a loro si facesse vivo. Ma la mobilitazione superò ogni più rosea aspettativa e venne alla luce che sul web non c'erano solo uomini buzzurri ed unzi, ma che esistevano anche le donne e, cito testualmente, giunsero ragazze calde. Davvero rimarreste sorpresi. In generale l'operazione venne portata avanti perché la chiesa impersonificava l'opposto dell'immaginario del gruppo stesso. Per gli Anonymous era importante la libertà di parola e di anonimato, mentre per Scientology erano il controllo e l'indottrinamento. Ciò rendeva i due nemici naturali e questo per il gruppo era molto divertente. A concludere questa vicenda, le menti che originarono il tutto ricevettero una querela da parte dell'FBI, che però incorniciarono ed appesero sul muro come trofeo. Questo evento sancì l'inizio di Anonymous non solo come gruppo di maschi unti e repressi, ma anche come movimento di hacktivismo, dove c'era spazio per le ragazze infiammate. Il fatto che tutto questo si sia originato da un meme non è esso stesso un meme. Fammelo sapere nei commenti. A seguito ci sono state varie manifestazioni. Nel 2009 il gruppo collabora con gli hacker iraniani e con Pirate Bay per protestare contro la censura che il governo iraniano stava imponendo alle informazioni giornalistiche e all'internet. Nel 2010 inizia l'operazione Tetstorm, una protesta contro l'imposizione del governo australiano che, come dice il nome, vuol far piovere tette sul governo, che era intento a vietare le femminile e a censurare le immagini di donne con le tette troppo piccole perché potevano ricordare i seni delle minorenni. Si vede che all'epoca non c'era TikTok, altrimenti avrebbero capito che lo sviluppo delle femmine avviene ben prima dell'età minima per andare sul social. Nello stesso anno prende atto l'operazione Leakspin, che ruota attorno al sito giornalistico Wikileaks, famoso per pubblicare documenti segreti che riguardano gli abusi dei governi. In particolare il giornale venne preso di mira dal governo statunitense e gli fu impedito di ricevere fondi da parte dei sostenitori mediante il blocco di sistemi di pagamento quali PayPal, Amazon e Mastercard, azione che però non fu presa nei confronti dei gruppi neonazisti. Ebbe atto l'operazione e Anonymous, mediante degli attacchi informatici, tirò giù i sistemi di pagamento per 2 giorni. Nel 2011 in Tunisia stava succedendo qualcosa di molto simile a quello che successe in Iran, così Anonymous andò in loro soccorso, ma fecero un level up. Infatti il gruppo entrò all'interno dei sistemi informatici del governo tunisino, facendo trapelare vari dati sensibili tramite Wikileaks. Le cose si fanno veramente serie, quindi ti devi iscrivere al canale, perché ci fu una repressione armata contro la popolazione. Ebbe così origine la rivoluzione egiziana. Nel mentre la guerriglia urbana prendeva atto, il governo si adoperava per tagliare ogni tipologia di collegamento internet col mondo, così da controllare le informazioni. Il gruppo decise di tirar giù 8 siti governativi, rendendo pubbliche varie guide su come agire nelle proteste, come fabbricare strumenti per la guerriglia ed utilizzare Tor con degli script per aggirare il blocco governativo. Inoltre si occuparono di far da tramite per far circolare le informazioni dentro e fuori il paese e poi resero pubbliche tutte le password degli alti capi del regime, che infine cadde. Nello stesso anno esce un articolo del Financial Times dove un certo Aaron Barr, all'epoca CEO dell'HB Gary Federal, un contractor dell'intelligence americano, dichiara di star spiando Anonymous e di essere pronto a divulgarne le informazioni, i nomi e i dati. In realtà l'attrito fra i due si verificò già durante l'operazione Leakspin, quando Anonymous rubò dei dati ad Aaron. Quindi al gruppo non restava che vedere i documenti prima di decidere sul da farsi. Così si intrufolarono facilmente nella rete dell'agenzia, che il governo ovviamente pagava per difendere l'America dagli hacker, e si impossessarono di mail e dei documenti. Venne fuori che l'HB Gary non aveva praticamente niente su Anonymous,
e che le informazioni in loro possesso erano prevalentemente sbagliate. Infine, per vendicarsi di Aaron Barr, tirarono giù il suo sito, rubarono tutte le sue mail, gli ripulirono l'account Twitter, gli formattarono l'iPad da remoto ed infine cancellarono tutti i backup dell'HB Gary. Praticamente Aaron aveva ficcato il suo pene in quella che pensava essere una bambola gonfiabile, ma che poi si rivelò essere un nido di vespe molto molto arrabbiate. Tale evento cambiò nuovamente il gruppo. Infatti, ora iniziavano a sentirsi imbattibili, superiori a tutti e a tutto. E fu l'inizio della fine. Il momento in cui arrivarono a toccare l'apice per poi ricadere fragorosamente a terra. In seguito prese origine l'operazione Sony. L'azienda stava intentando una causa contro George Hotz, che aveva trovato il modo di hackerare la PS3. Il gruppo ufficialmente prese le distanze dal coinvolgimento nell'operazione, ma è altamente probabile che una falange in piena autonomia avesse portato avanti l'azione andando contro l'ideale di libertà che fino ad ora aveva. Passarono così da eroi a villain. È così che da una pustola sta staccatasi da Anonymous nacque il gruppo LulzSec, che incorporava esattamente l'ideale di essere superiore a tutti e a tutti. Erano gli Anonymous a cui non fregava niente della legge o dell'etica. I loro obiettivi potevano essere chiunque e non si peritavano a fare vittime collaterali per ottenere i loro scopi. Se dovessimo vedere Anonymous come un personaggio di D&D, il suo allineamento sarebbe caotico buono e malvagio allo stesso tempo. Praticamente erano come le due versioni di Batman. Entrambe si vestivano di nero, ma una combatteva per il bene e stava sempre a testa all'insù, mentre l'altra combatteva per il male e finì a testa all'ingiù. Ma Anonymous vantava ancora di grandissimo potere, probabilmente grazie a un utente il cui nome è Sabu, uno degli hacker più forti del gruppo, che era anche il leader di LulzSec. Ma Sabu, dopo un certo periodo di attività, si fece sfuggire un link al suo sito web personale, che lo portò ad essere sgamato, diventando un informatore dell'FBI, portando poi all'arresto di altri 5 hacker all'interno del gruppo LulzSec. E nel momento che questo venne reso pubblico, scese una coltre di disperazione tra le fila di Anonymous, e venne meno la percezione di onnipotenza che il gruppo pensava di avere. A contribuirne alla morte ci fu il cambio di popolazione di 4chan, che pian piano iniziava ad essere più conservativa. Giunse l'ascesa delle estreme destre, con la presa del governo da parte di Trump. Così l'opinione pubblica perse interesse in Anonymous e perse potere e carisma. Il gruppo tutt'oggi attivo, ma non con gli sfarzi di un tempo. Praticamente fecero la stessa fine di V, che era ben consapevole di essere un male, anche se necessario. Ciò che importava alla fine era il suo lascito, e lo stesso vale per Anonymous. Che in realtà è semplicemente: l'abbiamo fatto per il meme, lo faremo comunque per il meme, non importa quanto seriamente lo prenderete. E chissà, magari il nuovo millennio affonda le proprie fondamenta proprio sulla cultura del meme e del trolling, di quella che a me piace chiamare trashtainment. Ma vi lascio la playlist qua, grazie per la visione, alla prossima.